Ragazzi, prima di iniziare il video vi volevo dire che questo video sarà sponsorizzato da Crowdscores, un'app fantastica, a parer mio ragazzi, appunto gratis, sia per Android che per iOS. La trovate quindi su Play Store e App Store, è gratis come vi sto dicendo, potete vedere tutti i risultati delle partite, ci sono più di 1000 partite, poi ragazzi potrete scegliere appunto la vostra squadra preferita così da non perdervi nulla, cioè non perdervi proprio niente, e vi arrivano le notifiche, quindi cosa ottima. Poi è utile anche per il fantacalcio, perché ragazzi potete vedere comunque probabili formazioni, la classifica dei gol, tutte queste robe così. Quindi vi lascio il link in descrizione, perché ragazzi supportate il canale scaricando anche Crowdscores. E poi un'altra cosa che mi ha fatto veramente dire ok, sì, sponsorizzo quest'app, è la possibilità di vedere i risultati in live. Nel senso, ci sta giocando Juve Milan, non so quanto fa, non ho televisioni a portata di mano, vado su Crowdscores e comunque mi dice proprio secondo per secondo secondo i risultati in tempo reale della partita. Ciao a tutti ragazzi, qui ZW Jackson e bentornati sul mio canale. Siamo tornati con un nuovissimo tutorial. Purtroppo ieri YouTube non ha mandato le feed a tutti quanti. Quindi per chi volesse vedere anche il tutorial come fare tutte le nuove skill, ragazzi, lo trovate alla fine di questo video o comunque ve lo lascio nelle schede. Quest'oggi andiamo a vedere come fare le nuove esultanze di FIFA 18, introdotte in FIFA 18. Non saranno tutte, questa qua sarà la parte 1. Se vorreste vedere anche la parte 2, arriviamo il prima possibile a 10.000 mi piace. Comunque domani uscirà anche il video della mia rosa del fantacalcio. Non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere. La prima esultanza è la Cell Phone. I titoli sono in inglese perché ragazzi spero di ampliare sempre di più il pubblico, nel senso scrivendo tutorial così magari spero che qualche inglese venga a vedere il mio video. Comunque è veramente facile. Questi qua sono i tasti appunto per PS4, quelli scritti, però comunque adesso ve li faccio vedere. E ragazzi, andiamo subito a vedere come si fa. È veramente super facile, ragazzi. Basterà cliccare L2, comunque il tastino dietro, più quadrato insieme e vi farà la cell phone. Me l'avete chiesto in tantissimi, ragazzi. Sono qua per farvi vedere come si fa la Dybala Maschera, una bellissima mossa appunto che fa il numero 10 della Juventus, la sua classica maschera da gladiatore. È super facile anche questa da fare, cioè veramente sono di una facilità veramente imbarazzante. Imparate una volta come si fanno e poi li fate praticamente, cioè in pochissimi passi. Comunque andiamo a vedere anche qua come si fa. Per la Dybala Mask invece cambiamo bottone, invece di L2 bisogna fare L1, quindi questo qua davanti, metti a fuoco, ok, quindi L1 più due volte con la freccettina su, quindi teniamo premuto L1 più facciamo due volte su. Siamo qua adesso con l'ipnosi, o comunque ipnosis per voler stare proprio in clima inglese. Una mossa che a me non piace tantissimo, però come potete vedere qua, ragazzi, si va a far cadere i giocatori. Cioè, a me non piace proprio, però si fa in questo modo, raga. Si tiene premuto nuovamente L2, quindi questo qua dietro, e questa volta si cambia bottone e si va a pigiare il triangolo, quindi questi due insieme. Hanno introdotto anche la Mannequin Challenge, è facilissimo fare anche questa ed è molto bella invece. Questa qua io devo dire che mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, perché comunque non dura neanche troppo e poi diciamo che può essere anche divertente. Comunque per la Mannequin Challenge bisognerà tenere premuto L2, quindi ancora il tastino dietro, e poi invece di andare a fare un colpo e basta, bisognerà tenere un attimino premuto su con anche l'analogico, quindi L2 più teniamo su e vi fa la Mannequin Challenge. Lo Scorpion, l'esultanza di Giroud, che raga, a me veramente questa fa impazzire, perché dura poco, è semplice, ma c'è. L'ha fatta Giroud dopo un gol di tacco. Comunque faceva un sacco di gol di tacco e allora ha deciso di esultare così. Andiamo a vedere come si fa, perché sono sicuro che questa ti interessa e per questo mi lascerai un bel mi piace. Per fare la Scorpion bisognerà premere nuovamente L2. Questo L2 praticamente bisognerà premerlo sempre. E con l'analogico questa volta dovremo fare così: tac, tac. Quindi tac, tac. Spostare a destra e a sinistra l'analogico, mentre si tiene appunto L2, tac tac. Poi ragazzi, Stir the Pot, la nuova esultanza comunque presa dal giocatore dell'NBA, facilissima anche questa da fare. Diciamo che sarà una
una mossa utilizzatissima, perché comunque c'è una storia dietro, c'è un grandissimo nome dietro questa esultanza, quindi andiamo subito a vedere come si fa. Questa qua si fa con L2, indovinate, sì, più clicchiamo due volte triangolo, due volte di fila, comunque due volte velocemente triangolo mentre si tiene premuta L2. Cerco di essere il più rapido possibile perché lo so che i video tutorial vi piacciono rapidi e veloci. Il workout, nuova esultanza che anche questa è per gli amanti dello sport, per gli amanti della palestra, super facile, cioè veramente ve l'ho detto ragazzi, sono tutte facili e semplici, ma devo dire fa la sua porca figura. Andiamo a vedere come si fa. Indovinate che cosa bisogna tenere premuto? Esatto, bisogna tenere premuto ancora L2 e poi L2 e poi questa volta il doppio clic bisognerà farlo sul quadrato, quindi teniamo premuto L2 più doppio clic sul quadrato. Nuovissima esultanza che non mi piace questa qua devo essere sincero, non mi piace. Si chiama pipe, comunque float, flute, comunque il flauto sarebbe. E a me non piace. Devo dire che non mi piace, però come sempre sono qua a farvi vedere come si fanno, non sono qua a dirvi opinioni personali. Questa qua è molto simile a quella di prima, però ovviamente bisogna tenere L2 e invece di fare destra-sinistra bisogna fare sopra-sotto, quindi semplicissima. Kiss the Ring, questa mi piace, comunque quella che faceva Luis Suarez, che ha sempre fatto Luis Suarez, semplice, veloce, e devo dire che la userò tantissimo perché a me piace fare un sacco le esultanze inerenti a mani, braccia, cose così, quindi vi faccio vedere come si fa così magari la farete anche voi. Finalmente cambiamo tasto, non è più L2 ma è R2, quindi quello da questa parte, e bisogna fare doppio clic su cerchio. Quindi ragazzi teniamo premuto R2 e poi andiamo a fare doppio clic su cerchio. E direi di finire questo primo episodio con la Lewandowski X, quella che mi piace più di tutte e quella che veramente farò sempre. Preparatevi alle mie cancrate su foot, che se dovessi fare mai un gol vi farò la Lewandowski X. Andiamo a vedere come si fa e finiamo il video. Per fare la Lewandowski X, ragazzi, dobbiamo tenere premuto L1, quindi iniziamo finalmente a cambiare i tasti e dovremo spostare ancora destra-sinistra mentre si tiene premuto L1, quindi destra-sinistra, 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 e vi fa la Lewandowski X. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, arriviamo a 10.000 mi piace per la seconda parte. Vedetevi il video di ieri perché ragazzi non sono partite le feed e comunque è anche il tutorial per fare tutte le nuove skill. Da Z a voi tutto, a domani con la rosa del fantacalcio. Ciao ragazzi!